Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per il gasolio. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Per sostituire il filtro del gasolio, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto per rimuovere la ruota anteriore destra e accedere al filtro. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Adesso bisogna rimuovere il parafango anteriore destro per accedere al filtro del gasolio. Rimuovi le linguette di sostegno del parafango aiutandoti con una pinza universale. Infila la pinza più a fondo possibile sotto la linguetta e muovila un po' in tutte le direzioni, mentre la tiri verso di te. In tal modo eviterai di rompere le linguette e potrai riusarle. Adesso puoi rimuovere il parafango. Adesso puoi vedere il filtro gasolio. Con una chiave a bussola con inserto da 10, svita le tre viti della placca di metallo che protegge il filtro. Procurati un bidone di recupero del gasolio per quando scolerà dal filtro. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video Come costruire un contenitore di raccolta di liquidi. Per disconnettere ciascun tubo, spingi con un cacciavite piatto sulla parte colorata del connettore. Allo stesso tempo, tira sul tubo. Stacca il filtro spingendolo verso l'alto per staccarlo dal suo alloggio. Sempre aiutandoti con un cacciavite piatto, rimuovi il connettore elettrico. Adesso puoi svitare il sensore di presenza d'acqua. Tienilo fermo e ruota in senso antiorario il filtro, non il sensore. In tal modo eviterai di danneggiare i cavi. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Usa una chiave a bussola con inserto Torx da 30 per svitare le 5 viti del coperchio del filtro del gasolio. Poi, con un cacciavite piatto, fai leva delicatamente per rimuovere il supporto dalle viti. Nella confezione del tuo nuovo filtro PureFlux troverai un attrezzo specifico per aprire la cartuccia. Avvitalo nell'alloggio del sensore di presenza d'acqua. Poi ti basterà afferrare il blocco e sbattere sul banco la base dell'attrezzo per aprire la cartuccia. Adesso puoi sollevare la placca metallica superiore. Poi, usando un cacciavite piatto sottile, fai leva delicatamente sul bordo del coperchio e rimuovilo. Fai lo stesso con il filtro. Pulisci la cartuccia del filtro e il coperchio con del detergente per freni e un panno. Poi rimuovi la guarnizione in gomma del coperchio. Prendi il nuovo filtro e i suoi vari componenti. Ungi la guarnizione del coperchio e posizionala sopra di esso. Prendi il nuovo filtro e inseriscilo nella cartuccia.
usa un cacciavite piatto per sostituire la guarnizione del sensore di presenza d'acqua dopo averlo unto. Adesso puoi richiudere la cartuccia del filtro, spingendo bene coi pollici. Rimetti in posizione il supporto delle viti. E la placca di metallo superiore allineandola con la parte piatta della cartuccia. Riavvita le 5 viti del coperchio. Ti consigliamo di riavvitarle alternando i lati per assicurare una perfetta tenuta stagna. Riavvita sul filtro il sensore di presenza d'acqua. Riattacca il connettore elettrico. Riconnetti il nuovo filtro, un tubo alla volta. Rimetti il nuovo filtro nel suo alloggio. Rimonta la placca metallica di protezione del filtro, poi riavvita le 3 viti. Adesso puoi rimettere a posto il parafango. Adesso puoi rimettere a posto la ruota e riabbassare l'auto. Non dimenticare di stringere bene la ruota. Metti in moto 3 volte per riempire il filtro con la pompa del gasolio. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.